Draghi chiude la manovra, legge di bilancio pronta per il Consiglio dei Ministri, sciolto il nodo pensioni, via il cashback per il 2022 e taglio del reddito di cittadinanza. Il Senato affossa il DDL Zan con il voto segreto, lite tra Partito Democratico e Italia Viva sui franchi tiratori. Per tornare in aula ora il testo contro l'omotransfobia dovrà cambiare. Il maltempo non dà tregua alla Sicilia, ancora paura per l'uragano Medicane, ritrovato il corpo della donna dispersa a Scordia, chiuse tutte le attività non essenziali, allerta nubifragi ancora oggi e domani. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Dunque, la legge di bilancio limata ieri in cabina di regia è pronta per il Consiglio dei Ministri, sciolto il nodo pensioni, nel testo ci sono novità relative anche al reddito di cittadinanza e al cashback. Ci aggiorna su tutto Augusto Cantelmi, sentiamolo. Una manovra da 23,4 miliardi nel pomeriggio, il via libera al provvedimento dopo che si è trovata l'intesa all'interno della maggioranza. Governo che prova a ricucire anche con i sindacati un nuovo incontro e l'apertura sulle pensioni, ma per il prossimo anno con la promessa di nuove forme di flessibilità in uscita. Per il 2022 invece si procede con quota 102, cioè la possibilità di andare in pensione a 64 anni e 38 di contributi. Promesso che soddisfa anche la Lega. Nella legge di bilancio saranno invece 8 miliardi destinati al taglio delle tasse. Fronte ancora caldo, quello del reddito di cittadinanza, che otterrà altri 800 milioni, ma ci saranno modifiche. Coloro che per due volte rifiutano l'offerta di impiego perderanno l'assegno. Cancellato invece definitivamente il cashback. Per gli ammortizzatori sociali ci sono 3 miliardi, sebbene il ministro del lavoro Orlando ne avesse chiesti 7. Resta invece il super bonus al 110% anche per le villette, ma con ISE fino a 25.000 euro. Alla sanità destinati 4 miliardi, nella manovra previsti anche fondi per le famiglie, circa 400 milioni per rendere strutturale il congedo parentale a 10 giorni, risorse per nidi e scuole materne, sgravi fiscali per facilitare l'acquisto della prima casa. E ieri con il voto segreto il Senato ha affossato il DDL Zan, dialogo aperto senza pregiudizi, dice il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo il servizio di Elena Seno. Il giorno dopo la tagliola che al Senato con il voto segreto ha affossato il disegno di legge Zan, il dibattito divampa e con un comunicato del cardinale presidente Gualtiero Bassetti la CEI rimarca la necessità di un dialogo aperto e non pregiudiziale in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire all'edificazione di una società più giusta e solidale. I partiti, dopo il muro contro muro e il numero cospicuo di franchi tiratori, ora si interrogano sul voto, sorpresi PD e 5 Stelle. Sconcertata sul fatto che siamo arrivati fino a questo punto e che l'Aula del Senato ha accettato il non passaggio agli emendamenti. Di questo voto secondo me registra un passo indietro del Parlamento rispetto a quella che è la maturità del Paese. Il centrodestra punta invece il dito contro la sinistra per la chiusura d'un confronto. La loro ostinazione ha portato a far sì che ora per 6 mesi questo testo non possa essere riaffrontato. Si dovrà partire da un'altra base che prescinda dagli articoli 1, 4 e 7. Tra i punti controversi del DDL Zan, il concetto di identità di genere, i rischi sulla perseguibilità delle opinioni e i vincoli per le scuole statali e paritarie, anche religiose, soddisfatti per lo stop alcuni movimenti come Pro Vita e il Family Day. Se lo scopo è quello di tutelare le persone con comportamento omosessuale, siamo perfettamente d'accordo, ma non c'è bisogno di fare una legge speciale, basta applicare le leggi che ci sono. Roma blindata in vista del G20, in programma sabato e domenica, 10 chilometri quadrati di area di sicurezza intorno all'Eur, il quartiere che ospiterà il vertice, 2000 uomini in campo. Presidiate anche le vie dello shopping, le scuole saranno chiuse già da domani pomeriggio. Capitolo Covid adesso, oggi l'Agenzia Italiana del Farmaco valuterà i richiami per i vaccinati con Johnson & Johnson. Il ministro dell'Istruzione Bianchi chiede che dopo i fragili e i sanitari siano gli insegnanti ad avere la priorità per la terza dose. Letizia Davoli.
Si va verso una terza dose per tutti. La decisione dell'AIFA è attesa per oggi, ma di certo ormai si sa che la protezione del vaccino inizia a calare dopo 6 mesi dalla somministrazione. L'AIFA dovrà indicare anche il tipo di vaccino da abbinare alle prime e seconde dosi. L'EMA ha dato il via libera al mix dopo 2 mesi dalla prima dose per chi ha fatto Johnson & Johnson, il vaccino a vettore virale che, come AstraZeneca, meno garantisce una lunga immunità. Gli italiani che si trovano in questa condizione saranno i primi a cui verrà offerta la dose booster con Pfizer o Moderna, indipendentemente dall'età, grazie ai dati dell'anagrafe vaccinale. Chi invece si è vaccinato con Pfizer o Moderna dovrà rispettare la chiamata per fasce di età, per ora ferme agli over 60. Prosegue intanto il giallo sui green pass falsi ma accettati come validi dalle app di verifica, con nomi fantasiosi come Adolf Hitler o Mickey Mouse. Sarebbero state rubate le chiavi di codifica a livello europeo grazie ad un'enorme falla nel sistema. I pass generati con quelle chiavi verranno annullati e riemessi, ma la vicenda è lontana dall'essere risolta ed è l'ennesima prova di quanto oggi quello della cybersicurezza sia un aspetto tanto fondamentale per la tutela dei cittadini quanto trascurato da chi dovrebbe averne più cura, i governi. All'estero, raffica di arresti in Sudan nei confronti degli attivisti contrari alla presa del potere militare. I manifestanti si dicono comunque determinati a mantenere le barricate e minacciano lo sciopero generale. Le manifestazioni nei giorni scorsi hanno portato anche alla morte di decine di oppositori. In Ecuador invece la popolazione è scesa in strada per protestare contro l'ennesimo rialzo del prezzo del petrolio, un aumento che rischia di generare nuova povertà e innescare altre crisi sociali. Caterina Dall'Olio. La crisi energetica è qui ed è adesso. In Cina e in Europa ce ne stiamo accorgendo ora, in pieno momento di assenza di risorse energetiche, ma il problema viene da molto lontano. In Ecuador altra storia, altra crisi, ma sempre legata all'energia. Si scende per strada a protestare contro l'ennesimo rialzo del prezzo del petrolio. Donne in testa, perché a rimetterci per primi sono i figli di questa generazione di adulti. Qualche giorno fa il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato la sospensione degli aumenti dei prezzi del carburante. I prezzi appena congelati sono di 0,67 dollari al litro per la benzina normale e di 0,50 dollari al litro per il diesel, ma così non è stato e in questi giorni è arrivata la retromarcia del governo. Negli ultimi 50 anni l'Ecuador ha perforato le sue giungle alla ricerca di petrolio nel tentativo di rilanciare la sua economia e riuscire a ripagare il suo enorme debito internazionale. Tuttavia, nonostante tutti questi pozzi, la produzione annuale di petrolio del paese fornisce a malapena l'equivalente di 2 giorni di consumo globale. Di fatto il paese non è riuscito a diventare una potenza petrolifera, mentre di contro le conseguenze sull'ambiente e sulle comunità indigene locali sono state disastrose. Siamo sulla buona strada per la catastrofe climatica. Se continuiamo così, la temperatura globale aumenterà di circa 2,7 gradi Celsius. Parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che dal Palazzo di Vetro ha chiesto alla comunità internazionale maggiore impegno per salvare il pianeta dall'inquinamento. E il maltempo non dà tregua alla Sicilia, la regione chiede lo stato di emergenza, allerta nubifragi ancora oggi e domani. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Catania, Massimiliano Cochi, lo vediamo. Sì, buongiorno, poco fa la notizia di questi minuti qui a Scordia è stata trovata la donna di 61 anni che era dispersa da martedì, da quando cioè era stata travolta in auto assieme al marito, anche lui morto. Sale così a 3 il bilancio di questa ondata di maltempo, c'è infatti un altro uomo che è morto a Gravina di Puglia nei giorni scorsi, ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha concesso una tregua ma che dalle prossime ore potrebbe peggiorare perché è previsto l'arrivo di un nuovo nubifragio. E allora vediamo il racconto di come Catania si sta preparando alle prossime, a vivere quest'altra giornata di difficoltà. Piazza Duomo è affollata come sempre, i turisti scattano foto alla cattedrale, questa mattina c'è il sole ma si aspetta la pioggia. Catania si prepara all'arrivo dell'uragano che nelle prossime ore potrebbe rovesciare sulla Sicilia orientale la stessa quantità di acqua che 2 giorni fa sommerso la città. Questa volta però nessuno vuole farsi trovare impreparato. Per il momento siamo qua, non sappiamo neppure quello che dobbiamo fare, se capita che ci chiudiamo e rimaniamo qui dentro. Il problema è perenne, canale di Gronda che non lo fanno mai. Non si farà mai, è come Ponte di Messina, la stessa cosa.
deve andare bene, perché i catanesi, come tutti i siciliani, siamo figli del vulcano. Il Palas Pedini, accanto allo stadio comunale, è diventato il rifugio dei senza fissa dimora. Arrivano qui, accolti dagli operatori della cooperativa sociale Mosaico e della Croce Rossa, e dopo aver effettuato il tampone anti-Covid hanno un pasto caldo e un letto per dormire. Stare in strada in questi giorni è impossibile. Mi trovo io esattamente sopra l'autobus. Quando c'è stata quella pioggia, gli autobus si sono fermati alla stazione, mi sono messo dentro la stazione perché non ce la facevo più. E la Caritas ha fatto quello che ha fatto e ci ha portato qua. Oggi e domani a Catania e provincia le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi e chiuse tutte le attività commerciali, tranne quelle che vendono beni di prima necessità come farmacie ed alimentari. L'invito del prefetto è di restare a casa. La protezione civile ha mobilitato la macchina del soccorso. I vigili del fuoco hanno fatto arrivare squadre di rinforzo dalla Campania e dalla Puglia. La speranza resta però che l'uragano che dal Mediterraneo viaggia verso la Sicilia toccando terra perda almeno in parte la sua potenza. È attraccato ieri sera nel porto di Palermo la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 367 migranti salvati nei giorni scorsi dal Mediterraneo. Tra loro ci sono 172 minori. Al molo 420 li aspettavano già i sanitari per eseguire tamponi anti-Covid. I profughi poi sono stati imbarcati su un'altra nave per la quarantena. Cambiamo argomento, una strage di morti, l'irruzione dei social nella nostra quotidianità ha ucciso negli ultimi 13 anni almeno 379 persone. Barbara Masulli. Non sarebbe corretto parlare di epidemia o di morti incontrollate, ma la smania di scattare selfie nei momenti sbagliati o in situazioni pericolose, se non addirittura estreme, non può essere sottovalutata. Secondo un recente studio di una organizzazione no profit spagnola, negli ultimi 13 anni, con l'irruzione dei social nella nostra quotidianità, almeno 379 persone sono morte a causa di un click. Questo incremento della necessità da parte dei ragazzi di farsi selfie e postarli e ricevere like denota che uno dei modi in cui loro si gratificano maggiormente è proprio questo, apparire sui social. Ciò può essere un grande problema perché è un tipo di gratificazione che può portare anche a una dipendenza, quindi al tentativo ogni giorno di fare fotografie sempre nuove, sempre più eccitanti, sempre più strane, in modo da ricevere più conferme alla propria identità. Questo porta veramente anche a una perdita di controllo rispetto al comportamento dello scattarsi di selfie, dando luogo a comportamenti pericolosi o comunque a un pericoloso ritiro dalla realtà e un rinchiudersi in un mondo virtuale. Stando all'indagine, il paese dove si contano più vittime è l'India, seguito da Stati Uniti e Russia, e l'età media delle persone morte è bassa, 24 anni. La maggior parte dei decessi è dovuta a cadute accidentali e incidenti stradali. Come adulti io penso che dobbiamo fare una riflessione e fare qualcosa per aiutare i ragazzi a trovare anche altri modi di gratificarsi entro relazioni sane, contesti pieni di valore, facendogli capire che la vita va molto oltre il mondo del virtuale. Cambiamo argomento, un taxi aereo capace di trasportare passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma in 20 minuti. Si chiama Volocity, un sogno della mobilità che potrebbe arrivare in Italia già dal 2024. Luigi Ferraiolo. Arrivare da Fiumicino al Colosseo in 10 minuti esatti, saltando traffico e arrabbiature e godendosi lo straordinario spettacolo che la città eterna offre dal cielo. Sì, dal cielo, perché il progetto in fase avanzata prevede di volare con un elicottero elettrico dall'aeroporto alla capitale, un solo passeggero alla volta per ora. La mobilità nelle grandi metropoli mondiali cambia, in Italia proviamo a risolvere le difficoltà del traffico con gli elicotteri elettrici. Una sfida affascinante su cui stiamo lavorando ormai da un anno e mezzo. L'obiettivo è proprio vedere questo velivolo che si chiama Volocity, il prototipo di Volocopter, volare effettivamente nel 2024, collegando il centro della città di Roma all'aeroporto di Fiumicino, ma sarà un collegamento anche silenzioso e sostenibile, ovviamente un veicolo a ricarica elettrica.
elettrica sarà ricaricata con energia verde, dunque emissioni zero. Il progetto partirà secondo la tabella di marcia dal 2024. Dal 2026 dovrebbe partire la stessa iniziativa a Milano, voluta da SEA, alla società degli aeroporti Meneghini, ma con altri partner industriali, in vista delle Olimpiadi invernali. All'estero esistono già in alcune megalopoli servizi del genere, ma per un pubblico molto elitario. La soluzione popolare più efficace però sono le super metropolitane a levitazione magnetica di Shanghai e Tokyo. Finisce qui questa edizione del telegiornale. L'informazione torna alle 14:55 con l'edizione Flash. Grazie per averci seguito. Buon pranzo.